Grazie, per 2 minuti onorevole Viotti. Signora Commissaria, mi permetta di dire intanto una parola iniziale sul fatto che queste due interrogazioni che chiuderanno probabilmente il lavoro di questa legislatura sono anche completamento di un lavoro fatto con le tante colleghe, tanti colleghi all'interno dell'intergruppo LGBTI del Parlamento europeo. Quindi questo mi riempie di orgoglio. Attraverso questa risoluzione, Presidente, il Parlamento europeo intende invitare la Commissione a garantire che i diritti delle persone LGBTI rappresentino un'assoluta priorità nel programma di lavoro dal 2019 al 2024. È infatti cruciale assicurare una strategia di follow-up comprensiva e forte dell'elenco di azioni per migliorare ulteriormente la protezione dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali e promuovere l'uguaglianza. Ad oggi i diritti delle persone LGBTI non sono tutelati in modo uniforme in tutta Europa. L'Unione Europea non dispone purtroppo ancora di una protezione globale contro la discriminazione basata sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale o sulle caratteristiche sessuali. Le unioni omosessuali non sono riconosciute ancora in tutti gli Stati membri. La sterilizzazione è un requisito per il riconoscimento giuridico del genere in 8 Stati membri e 18 Stati membri richiedono una diagnosi, di salute mentale. In 21 Stati membri i bambini intersessuali vengono sottoposti a interventi di normalizzazione sessuale. Nel frattempo l'elenco delle azioni rimane limitato in termini di priorità e di impegno e le risposte innovative dell'Unione Europea, come il pilastro dei diritti sociali, non vengono integrate. Solamente ridando credibilità a questo documento programmatico, tutelando i diritti delle persone intersessuali, proteggendo i cittadini europei da ogni forma di discriminazione attraverso la direttiva orizzontale antidiscriminazione, bloccata ormai da 10 anni, come già stato detto, prendendo misure concrete per garantire la libertà di movimento delle famiglie, comprese le famiglie LGBTI, daremo conformemente risposta alle richieste della Corte di giustizia. Ho finito, Presidente. Ho finito. Questa è una lotta contro la transfobia, l'omofobia, che si cura anche attraverso la cultura. E su Sorry, I questo do dobbiamo have fare to ancora molto. cut you short. Mi spiace, devo tagliare il suo intervento perché siamo in ritardo, in estremo ritardo. Chiedo scusa, ma dobbiamo dare spazio a tutti. Onorevole Nesfeld, 2 minuti. Yes, thank you, Chair. Grazie Presidente. Ora non ripeto tutto quello che è già stato detto da tutti i colleghi e le colleghe perché penso che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Faccio solo